Ciao a tutti, buon pomeriggio. Vediamo se il nostro amico Ale già si è svegliato, perché io tra un po' devo andare a letto, ma lui si deve svegliare. Speriamo che si sveglia presto. Sai come arriva bello gonfio? Anche perché oggi sono 25 anni dal suo esordio in nazionale, quindi dobbiamo fare, che si fanno in questi casi? I complimenti, gli auguri, che si fa? Dove sta? Vediamo se arriva, arriva. Mi raccomando, cercate anche di fare delle domande, anche se non vedo niente perché devo mettere l'occhiale. Però appena arriva Ale, vediamo di farlo inserire subito. È tornato il freddo in Italia, ragazzi. Quindi motivo in più per stare a casa. Ale, che vogliamo fare? Sai che c'è la multa se arrivi in ritardo? Sì, vedo un sacco di richieste, ragazzi, ma sto aspettando ad Ale. Ale Del Piero. Alex Del Piero. Mamma quanti gol mi faceva. Adesso lo posso dire, tanto dopo non glielo dico. Ciao Lorenzo. Saluti dalla Germania, bravo, bravo. Forza campioni. Salutami a Maradona. Facciamo un grandissimo saluto a Diego. Saluti agli amici di Parma. Ciao Mario, un saluto a tutti gli amici di Ischia. Ciao difensore più forte. Diciamo che un po' mi divertivo. Qui a Napoli piove, lo so, tempo è brutto. Messico, bloccato in Brasile, sono posti più brutti, dai. Georgia, ciao ragazzi, siete in tanti. Vi saluto a tutti, aspettando Alessandro Del Piero, che mi sa che si sta truccando. Che sta facendo? Vediamo se è arrivato in linea. Niente, non arriva il pinturicchio. Pinturicchio. La situazione qui in Cina è. Oggi leggevo che ci sono solo 4 casi e la situazione del virus praticamente è sotto controllo. E io domani finisco la mia quarantena. Stamattina sono venuti a farmi il tampone. E dopo domani mi danno un certificato e quindi posso uscire. Pinto, qualcuno mi suggerisce la Raffi, mi sta suggerendo che stai cercando l'uccellino. Plim plim. Andiamo, Pinto. Dove sei? Dove sei? Vittorio presente. Davide Lippi, ma Fernando Couto. Eccolo qua. Oh, dove stai? Eccoti qua. Arriva, arriva. Ragazzi, Alessandro Del Piero, dove stai?
Devo andare a vedere, cercare. Adrian Cannavaro, mio nipote. Ma tutti gli amici, questa è una riunione di famiglia. Ale, che fai? Mi fa parlare ancora da solo? 2 minuti. Eccoti Ah. qua. Devi schiacciare il bottoncino. Ho capito, ma non ti vedo, non ci vedo più. Guarda. Ma quella è l'età, oddio mio. Come stai? Guarda, ti faccio vedere una cosa, Ora stai molto meglio, sì. eh? Senti, Ti no, ti vedo pure più stavo. bello, ti vedevo. Infatti. E sono senza trucco. No, Ma meno senti, ho male, ma. sentito che domani è l'ultimo giorno, allora, eh? Sì, Ale, domani. Stamattina sono venuti alle 10. Io stanotte sono andato a letto tardi. Stamattina sentivo suonare il campanello di casa. E a un certo punto mi sono alzato. Erano 4-5 tutti con la tuta. Mi senti, Ale? Sì, ti sento. Mi senti? Sì. Ale, Io ti sento. mi senti? No, stavo dicendo che stamattina praticamente sono venuti a farmi il tampone e sono arrivati alle 10, io ero ancora a letto e si sono presentati tutti con le tute, tutti con le mascherine, hanno fatto il tampone e domani mi dovrebbero dare un certificato che posso circolare tranquillamente. Wow. Quindi oggi in Cina chi è fuori praticamente è chi ha passato la quarantena e chi ha questo certificato. Sì, praticamente ormai loro i casi che hanno sovvengono tutti da persone che stanno rientrando in Cina e quindi per questo loro hanno dei controlli che fanno paura. Però è l'unico modo per controllare il virus. È l'unico modo perché sennò. Qui hanno fatto degli sforzi incredibili per cercare di controllarlo e adesso hanno paura di riavere i soliti problemi. Ma Capito? Lì com'è diciamo la che situazione? ma, qui siamo un po' indietro rispetto agli altri, nel senso che adesso da una settimana che qui siamo viene chiesto di stare a casa, però insomma non c'è l'obbligo, non ci sono ancora i militari, si spera che la gente insomma riesca a capire questo momento, cioè, è tutto partito un po' più in ritardo rispetto all'Europa e ovviamente rispetto alla Cina, quindi viviamo su noi che siamo distanti dall'Italia, no? Che l'Italia è in mezzo tra i nostri periodi, diciamo così. Quindi, boh, speriamo bene, nel senso che i casi stanno aumentando qui drasticamente, anche perché vengono coinvolte anche molte cliniche private dove prima non c'era accesso ai dati, e di conseguenza poi dipende quanti numero di tamponi fai, e boh, guarda, Ma come si dice, adesso stiamo alla finestra per vedere quel che succede, no? Nel senso che bisogna aspettare, stare chiusi in casa, aspettare. è quello che bisogna fare in questo momento, Poi tu lì l'hai stare in vissuta prima di casa, Ale, tutti, quindi. perché io l'ho visto. Io l'ho vista qui, la differenza è della gente che stava in casa, anche perché loro sono stati fortunati praticamente che era durante il Capodanno cinese, quindi già tutte le fabbriche chiuse, tutti gli uffici chiusi e quindi per loro gestirlo è stato più semplice. Però l'hanno combattuto così, stando cercando di non trasmettere il virus tra persona e persona. E due cose, non so se sai.
25 anni fa hai fatto l'esordio in nazionale. Così tanti gli anni. Al Mi senti? Sì. 25. sì, l'ho Wow, detto. non lo sapevo. Non... Hai visto? Qua, oh. Sai Mi sono che messo prima su sono internet. su questo sono un po' diverso Facevi da pista. l'esordio con la nazionale. E sai dove l'ho fatto l'esordio? No, però 25 Quasi anni fa vicino perché... a casa tua, che era a Salerno. A Salerno, ah, però. Hai visto? Stadio bello, tutto pieno, sicuramente. Ma era Gonzacchi, Sì, no? sì, sì. Sta facendo vecchio, Ale. Bene. Ale, ma non riesci a fermarti un attimo? È caduta la linea, Ale. Ale. Di uscire da internet. Ale, Riuscivo. fermati. Prova un E io mi punto. fermo. Ecco, fermo, trova un punto. Io ormai ho trovato il mio punto. Vedi qua, ormai sono fisso qui. Devi trovare il tuo punto a casa tua. Stavo a Test of trovare il punto, time, poche però qua. parole, Ale. D'amore. Non lo so, forse perché siamo così distanti, ma così uniti. Che ne so, io ti vedo bene, ti sento bene però. Lo so, io ti vedo un po' sgranato, ma ogni tanto vai via. Ah. Oi, mi senti adesso? Si è fermato? Sì. Ah, bene, Sì, bene. no, Quindi la sì. prima cosa è per quanto riguarda i 25 anni del tuo esordio in nazionale, quindi tanta roba. E seconda cosa, volevo ringraziarti perché grazie a te, io e Massimo, te l'ho detto, stavamo parlando di cercare di fare qualcosa per coinvolgere tutti i campioni del mondo, e grazie a te che hai trovato la formula per la nostra iniziativa. Quindi per questo ti volevo ringraziare e ringrazio il tuo staff, ringrazio tutti i ragazzi che stanno lavorando a questa cosa. E io mi sono permesso di già dire che fino adesso quello che abbiamo raccolto sono sopra i 300.000 euro. E l'idea è quella di già usare, cercare di usare questi soldi, perché è inutile tenerli lì per tanto tempo, cercare già di utilizzare questi soldi per l'acquisto di triatloambulanze. E quindi lascio la parola a te e volevo sapere se c'avevi novità. Mi senti? Che anche tutti gli altri ci stiano sentendo. Grazie per quello che hai detto, insomma, ma, però ripeto, siamo una squadra e andiamo avanti da squadra sempre, quindi nelle tue parole si nota che sei un grande capitano, tuttora, anche se fa l'allenatore, quindi No, senti, sì, esattamente quello che ci siamo detti, che comunque la gente magari pensa, ma noi glielo confermiamo che ci sentiamo ogni giorno praticamente io e te con orari diversi, notte o mattina che sia. Certo. Quindi l'idea è proprio quella di fare subito qualcosa di attivo. Siamo grazie ai ragazzi che lavorano con me, a tutti noi insieme, insomma, siamo in contatto ovviamente diretto con la Croce Rossa e nelle prossime ore avremo già, penso, individuato le ambulanze, autoambulanze da poter comprare, da poter ovviamente che la Croce Rossa deciderà. Quindi aggiorneremo presto tutti quanti su questo, ma sicuramente andremo con questa soluzione che è quella della Croce Rossa suggerita in prima battuta. Che sta operando insomma insieme alla Protezione Civile, da ricordare, insieme agli operatori sanitari, a tutti, medici, infermieri, per ovviare a questo momento di merda, inutile che ci giriamo attorno, per
per molti italiani, per molti di noi. Quindi io penso che saremo nelle prossime 24 ore potremo dare una notizia ancora più certa, lo faremo nei nostri social e lo condividiamo prima nella chat nostra, così lo condividiamo con i ragazzi. Credo che abbiamo individuato proprio le 3 ambulanze da comprare per rendere subito attivo quello che è l'aiuto che tutti noi e tutti quelli che hanno donato fino adesso hanno messo, ecco. No, no, perché quello è, per me te l'ho detto, è fondamentale perché noi campioni del mondo tutti ci siamo autotassati e la gente ci sta dando la fiducia e penso che sia giusto fargli vedere che questi soldi servono realmente a qualcosa di importante. Perché poi dopo così la gente capisce che stiamo cercando di aiutare quelli che sono in prima linea ed è fondamentale in questo momento. Fare squadra, ma non solo noi, ma con tutti quanti insieme. Quindi questo per me era importante dare questo segnale, te l'avevo detto. Quindi per questo ancora grazie a tutti quanti. Fondamentale, hai detto bene te, subito dare dei segnali positivi e noi lo faremo con totale trasparenza, per questo abbiamo scelto la Croce Rossa Italiana e il GoFundMe che tutti possono vedere quello che sta accadendo. Vabbè, quindi mi tocca Certo. risentirti fra 24 Mi ore. puoi Vogliamo sentire dare quando vuoi. La notizia insieme fra 24 ore o 48 che sia Tanto io prossimamente. domani sono ancora qui, quindi sono ancora a Da casa. dopodomani che faccio fatica a trovarti, che sei in Dopodomani, no, no, vabbè, ma giro no, per sì, Guangzhou. a parte che qui è l'una di notte, quindi mi troverai sempre verso quest'ora, mi troverai sempre. Perché come ti ho detto io lavoro di sera, lavoro, io lav lav ormai lavoro più di quanto tu pensi ormai, ti ho detto non ci vedo più, i ragazzi fanno le domande, ci salutano, siete dei grandi, siete così, Sì, ma io non vedo infatti, niente, no. ma non vedo niente perché mi dovrei mettere e Leggo gli io per occhiali. te. Ormai sembra questi occhiali, sembra che c'è una maschera da sott'acqua. Ti mando io un paio di occhialini giusti, giusti. Che, Bravo, bravo. Questi sono da come si lavoro dice? proprio. Che fittano bene con il tuo profilo Bravo, bravo, bravo. italo-greco-napoletano. Ale, ma Va com'è la tua bene. vita a Los Angeles? Mi spieghi com'è la tua vita a Los Angeles? E com'è? Qua adesso dici o in generale? Perché adesso siamo in casa. In In generale. generale si sta molto bene, nel senso che il clima è un grande plus qua, no? Io mi ricordo te quando sei venuto su a Napoli, da Napoli sei venuto a Torino, e poi da Parma. Scusami, sei venuto a Torino, ma mi parlavi spesso di Napoli, del fatto del sole. Del caldo, eccetera, eccetera, ti dicevo, ma cosa vuoi che sia, no? E invece devo dire che avere il sole spesso, il mare vicino aiuta tantissimo nello spirito No, ma stai meglio, Ale, stai meglio, sei più allegro, stai più, capito, stai. non ti napolizzare troppo, ok? Ricorda che sei a Guangzhou, quanti abitanti fa Guangzhou? 28 milioni? Ma no, 30 mamma milioni. mia, ragazzi. La provincia di Guangzhou sono 30 milioni. E No, qua non quando può dare. inizia. Qua il problema è quando. E adesso inizia a salire, fa un po' rizzare il caldo. È il periodo delle piogge. Ah. E viene giù il mondo, viene giù tanta di quell'acqua che fa paura. E infatti bisogna allenarsi sempre un po' più tardi. Ma soprattutto quando viaggiamo, qui le distanze sono incredibili. Perché. Quando andiamo a Pechino, Sì. per dire, sono 3 ore di volo. Sono tre o più di 3 ore di volo e diventa lunga. Praticamente noi una trasferta perdiamo dai 3 ai 4 giorni per andare a giocare in trasferta. Però Beh, perché sei molto vasto. sì, è un continente praticamente. Però speriamo di tornare presto a giocare perché io praticamente ti spiego che lunedì inizio per la terza volta la preparazione. Ho iniziato a Dubai a gennaio,
ne ho fatto un'altra a febbraio, sempre a Dubai, e adesso ne ricomincio una qui. E il problema è che i brasiliani sono ancora in Brasile e non so quando possono rientrare in Cina, perché con tutti i voli che adesso Certo, non cancellati, ci eccetera. cancellati, così il problema adesso è tornare in Cina. Ma pensano di iniziare il campionato in maniera regolare o con qualche ritardo o di Ma togliere delle partite? qui adesso l'indirizzo è quello di cercare di far ricominciare tutto prima possibile. E l'idea dovrebbe essere maggio. Adesso, i primi di maggio dovrebbe essere la data. Il problema sarà la Champions League asiatica, perché io non so se quella si potrà fare o no. E quella secondo me ci sarà un po' più di problemi, anche perché qui già si giocava tra marzo e novembre, un po' come in Australia, no? In Australia è uguale. Ale, rispostati. Ah. Mi senti? Sì, adesso ti sento pure, guarda, ti sento, guarda, ti vedo anche bene, non ti muovi. Ecco, Non ti sto muovi, fermo Ale, così, non ti guarda. muovi, Non sta muovo neanche la testa, muovo solo gli fermati. occhi. No, lascia stare, non ti muovi, non ti muovi. No, ti E dicevo, quindi, in vabbè. Australia no, da ottobre a maggio. È in America qui che fanno da marzo a novembre, febbraio, marzo, novembre. Quindi hanno iniziato due partite in realtà. Ah. C'era David qua, Beckham, che ha giocato la prima qua a Los Angeles e ne ha giocata Certo. un'altra e poi sì, 1-0. 1-0 e poi la seconda e poi ha fermato tutto. Sì, è un casino. Come in Italia adesso si fatica a capire quando si può ricominciare. Cioè, vedremo un po', ci aggiorniamo. Ah, certo. Bene. Vabbè, senti, buonanotte, che ho bisogno di dormire un po', eh. Anch'io ho bisogno di dormire. No, L'1 e mezza. Sì. Vado a dai. vedere un po' di Netflix. Va. Poi Vai, ci no, sentiamo. devo chiamare a casa, devo chiamare i miei figli, mia moglie, mio Sono tutti padre a che Napoli? sicuramente. Sì, sono tutti a Napoli. Sono Ok. tutti a Napoli, sono tutti che stanno chiusi in casa, a parte mio padre, che è l'unico quello che ogni tanto vuole scappare. Sai, altra generazione, fanno fatica quelli, però bisogna costringerli a stare a casa. Sì, soprattutto loro. Infatti, Sì. c'è mia mamma che ha 79 anni, è casa bloccata. Vabbè, se, oh, prima di salutarci, salutiamo tutti quelli che praticamente non abbiamo mai cagato, che sono quelli che ha scritto fino ad oggi, perché noi abbiamo parlato delle cose nostre. Ragazzi, scusate se sto giro non abbiamo mai preso in considerazione. Ciao Ale, ciao Fabio, ecco qua. Saluti, baci. Grazie a tutti quelli che hanno scritto, seguito. Vi aggiorniamo presto sull'evolversi di questa nostra raccolta fondi. Fabio, buonanotte, buon riposo. Buonanotte Ale, Ci approfitto a sentiamo. volo Ale Sì. per ringraziare quelli che, anche i tanti calciatori, ex calciatori che ci sono stati vicini in questo inizio di questa raccolta fondi. Perché Sì. abbiamo chiamato tutti i nostri amici e tutti hanno risposto presente, per me questa è una cosa molto importante. E quindi li volevo ringraziare anche a loro prima di salutare a tutti quanti. E ci vediamo Bravo. presto. Va Ciao bene. Ale. Ciao Ale. Ciao, ciao, ciao. Mazzordo Ale. A tua. Ciao. Boh, ragazzi, grazie.
Stavo staccando senza salutare a tutti quanti. Vi volevo ringraziare e scusate se abbiamo parlato tanto di Ale, ma era importante farvi capire quello che stiamo facendo e soprattutto quello che abbiamo chiesto alla Croce Rossa, perché ecco, vogliamo dare un segnale a chi ci ha dato fiducia in questo momento che i soldi donati vengono ben spesi, perché quella è la cosa più importante. E so che è un momento difficile per tutti quanti, ma nei momenti difficili, come abbiamo sempre detto, bisogna fare squadra. Quindi abbiamo bisogno di tutti quanti, e se uno può nel piccolo, deve sempre cercare di donare. Ci vediamo in questi giorni. Cercherò di coinvolgere anche qualche altro mio ex compagno campione del mondo, e vediamo magari domani se riesco a peccare forse il nostro Matrix. Un abbraccio a tutti. Ciao Pablo. Vediamo un attimo prima che vado via, vediamo a chi posso, agli amici che mi hanno fatto la richiesta per sono tante, troppe richieste, ragazzi. Spettatori, tanti spettatori. Vabbè, vi volevo ringraziare a tutti. Ciao, state a casa. State a casa quanto più possibile. Ciao, buonanotte.